grazie. Buongiorno, benvenuti alla scuola. Normale, due sole parole di benvenuto a questa giornata di studi su Giuseppe Toniolo. Io in particolare, ma tutta la scuola, siamo lieti di poter ospitare questa prima parte della giornata. Come sapete, la seconda sessione si terrà alla Scuola Superiore Sant'Anna. Questo incontro è stato promosso dall'Arcivescovo, ringrazio per essere qui con noi, dalla Scuola Normale e dalla Scuola Superiore Sant'Anna. E il neoeletto rettore non può essere qui con noi, lo sentirò e porterò il vostro saluto a lui, le nostre congratulazioni per la sua elezione. Io sono anche personalmente contento di questo passaggio, che rafforzerà i rapporti già straordinariamente buoni tra le due scuole pisane. E la scuola quindi rappresentata dal professor Rossi, che devo ringraziare anche per un altro aspetto, in quanto è una delle tre persone che ha organizzato questo incontro. Sono appunto il professor Rossi, il professor Menozzi e entra in questo istante il direttore della Fondazione Toniolo, il terzo membro di questo comitato. Ringrazio le autorità presenti, il prefetto, il comandante dell'Arma. Giuseppe Toniolo, economista, sociologo, una persona che per lungo tempo, per molti anni, è stata una persona di riferimento, uno dei leader dell'Università di Pisa. E quindi abbiamo con noi il rettore, come è giusto che sia, lo ringrazio moltissimo perché so che è una giornata un po' difficile ed è stato così cortese da riuscire a infilare un passaggio, ma era importante che lui ci fosse, la sua presenza è centrale qui. Parleremo quindi di Giuseppe Toniolo come studioso, come ricercatore, come docente dell'università, ma un accento importante sarà la figura di Toniolo e il suo pensiero in ambito nazionale e internazionale. Io mi permetto solo di invitarvi ad ascoltare queste relazioni e leggerle da due punti di vista. Il punto di vista storico, quello che in quel momento il pensiero di Toniolo ha rappresentato, le sue riflessioni sul concetto di democrazia cristiana, le sue riflessioni sull'economia, con un accento sui valori etici, non solo sugli aspetti utilitaristici dell'economia, in quel contesto, ma vi invito anche a trasferirle ai giorni nostri. Credo che troveremo degli elementi di attualità straordinaria, in una fase in cui il nostro Paese, le istituzioni del nostro Paese stanno mostrando segni di grande difficoltà e grande debolezza, e anche le istituzioni europee stanno mostrando segni di debolezza e di mancanza di lucidità. Quei valori, quelle idee, credo siano particolarmente attuali e speriamo possano trovare spazio in quei luoghi. In questo luogo noi diamo il nostro contributo per sostenere l'attualità e diffondere il rilievo di quella figura e di quel pensiero. Darei l'opportunità anche alle persone che sono a questo tavolo di portare un saluto, in primo luogo Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Ringrazio direttore della Scuola Normale per questa iniziativa insieme alla Scuola Sant'Anna che mette sotto attenzione Giuseppe Toniolo, notando che oggi è un anno esatto dalla sua beatificazione, quindi direi una data anche scelta per fare un punto. Appunto, la Chiesa ha dichiarato beato Toniolo, quindi ha concluso
potrei dire un iter molto lungo, molto complesso, che sembrava non arrivare poi mai a conclusione, con questo atto importante che addita Giuseppe Toniolo come cristiano completo, che ha vissuto in pienezza la sua fede, come persona, direi, a cui porre riferimento in un cammino di santità. La giornata di studi è dedicata a Toniolo studioso, ricercatore e non solo insegnante, guida, potremmo dire, di generazioni di studenti. Mi sembra di poter sottolineare, proprio sulla scia di quanto diceva il professor Bertrand, un aspetto che nell'oggi è estremamente importante e necessario, cioè il senso della speranza. Non dimentichiamo che mentre era in atto la prima guerra mondiale, Toniolo metteva le basi per un lavoro di diritto internazionale sulla pace. Cioè nel momento del conflitto guardava più in là, guardava oltre. Forse una indicazione che vale anche per noi oggi. In una situazione di difficoltà, se ci fermiamo alle difficoltà, non riusciamo a guardare oltre, ci si paralizza. Guardando nella speranza, nella fiducia e mettendo basi serie, fondamentali, importanti, valoriali per il futuro, si può costruire o perlomeno porre basi importanti perché si possa costruire quel che forse fino ad ora non siamo riusciti a costruire. L'augurio è che anche da questa giornata di studio scaturiscano delle indicazioni che possano essere davvero utili per un cammino, non soltanto nel mondo dello studio, ma nella vita di questo nostro mondo, dove lo studio e la ricerca sono fondamentali, proprio per non rischiare quella improvvisazione che a volte porta a non costruire, ma soltanto a usufruire dell'immediato senza tendere a qualcosa di grande. Quindi grazie veramente di cuore per questa iniziativa che ci vede davvero contenti di riadditare una figura ormai così lontana nel tempo, ma forse per i contenuti che ideali che esprimeva ancora contemporanea per noi. Grazie e buon lavoro. Grazie, dai la parola al Rettore, professor Augello. Sì, grazie, Rettore Beltram. Mi associo alle parole di Sua Eccellenza nell'esprimere un apprezzamento per questa giornata di studi che tende ad approfondire il pensiero di una figura cruciale, come è stato ricordato, per la nostra università. Toniolo ha percorso tutta la sua carriera accademica qui a Pisa, dopo essersi laureato a Padova, lui è di Treviso, studiando con Angelo Messedaglia, Stefano, che è una delle menti più belle dell'Ottocento, di quella generazione di economisti risorgimentali, Ferrara, Scialoia, si è formato a quella scuola, libero docente con Messedaglia, si è trasferito poi alla fine degli anni 70 da noi, quindi c'è stato un quarantennio segnando fortemente, insomma, la vita dell'Accademia. E con un respiro molto più ampio, perché la figura di Toniolo è una figura che tutti sapete ha avuto un grandissimo rilievo a livello nazionale come studioso e non solo, fondatore con Talamo della rivista internazionale di scienze sociali che i più giovani trovano sugli scaffali perché è ancora attiva, attivissima, si chiamava Di scienze sociali e discipline ausiliarie, nel 1993, quando fu fondata, che lui non volle mai dirigere, ma era l'anima di quella rivista. Ed è, come è stato ricordato, Toniolo una figura caratteristica di quell'epoca, l'ultimo forse appartenente all'ultima generazione preprofessionale degli economisti, quegli economisti che poi, formatisi sul finire del secolo, avrebbero seguito dei training formativi nuovi e professionali, la generazione degli economisti
perché si è formata all'estero, seguendo le correnti di pensiero in Germania, in Inghilterra o in Francia. È tipico, è un modello proprio di una figura a tutto tondo, è stato ricordato, sociologo, statistico, lui ha insegnato per tantissimi anni la statistica, era uno statistico descrittivo, ben inteso, storico, storico economico. Mi piace ricordare che i suoi lavori più belli, che appartengono alla fase che Schumpeter definiva della sacra fertilità, il decennio della sacra fertilità, da 30 a 40 anni, non so qual è oggi il nostro decennio della sacra fertilità, Schumpeter lo individuava presto. E già nel lavoro di tesi di laurea lui delinea gli elementi di un suo studio importantissimo dell'elemento etico quale fattore intrinseco della legge economica. Questo già nella tesi di laurea, che lui pubblicherà poi con riflessioni più approfondite successivamente, oppure quegli studi sulla Firenze economica, dei remoti fattori della potenza economica di Firenze nel Medioevo, che sono degli studi solidissimi, robustissimi. Il trattato di economia, paradossalmente, è qualcosa che viene poi a inizio del secolo e successivo, insomma, raccoglie un pochino tutte queste meditazioni. Sono molto contento di questa iniziativa e mi rammarico sinceramente di non potermi trattenere con voi per quelle piccole e meno piccole emergenze, dicevamo poco fa, che ormai scandiscono il tempo di chi e gli impegni di chi, insomma, è chiamato a occuparsi delle istituzioni. Ma io vedo un ponte non solo ideale tra questa iniziativa e l'iniziativa che preannuncio oggi l'Università di Pisa ha già preso per organizzare un convegno scientifico a tutto tondo sulla figura di Toniolo che si terrà in autunno. Abbiamo già avuto numerosissime adesioni da parte di studiosi che da anni si occupano del pensiero di Toniolo e delle problematiche connesse. La organizziamo assieme all'AISPE, che è l'Associazione Italiana degli Storici del Pensiero Economico, di cui sono presidente pro tempore, naturalmente la sede non può che essere Pisa. Organizzeremo un convegno su un paio di giorni proprio per approfondire tutti gli aspetti di una personalità ricca e variegata. Mi associo quindi all'augurio di buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Il Rettore per le sue parole e ancora una volta per la sua presenza, e darei la parola al Professor Rossi. Emanuele. Grazie, buongiorno a tutti. Porto il saluto del nostro appena eletto Rettore, Professor Pierdomenico Perata, il quale si scusa, ma non, insomma, le vicende un po' vorticose che ci hanno coinvolto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, insomma, non ha consentito di poter essere presente. E tuttavia, diciamo, la scuola è con molto piacere che ha collaborato fin dall'inizio su indicazione diretta del suo già rettore, ora ministro, insieme al professor Beltram. È stata, diciamo, la loro prima iniziativa quella di aprire il procedimento per un confronto scientifico sulla figura di Toniolo, che poi abbiamo realizzato e portato avanti, che oggi vediamo la sua realizzazione. Direi ci sono due aspetti che rendono questo tema particolarmente rilevante e interessante per noi, per la scuola, per le scuole pisane. Toniolo è in qualche modo un'eccellenza che ha dimostrato di essere tale sia sul versante scientifico come anche sul versante, direi, della testimonianza della fede cristiana. Se, come ci ha ricordato l'Arcivescovo, giusto un anno fa
giusto un anno fa è stato proclamato beato, e nell'organizzare questo convegno abbiamo proprio voluto sottolineare, come con la data, pensando proprio a questa ricorrenza, proprio questa dimensione di eccellenza su molti livelli, insomma a testimonianza di come si può essere eccellenti, si può essere diciamo di particolare testimonianza in più versanti, sia sul versante scientifico che quello della testimonianza di vita, per così dire. Ecco. E Tognolo ci ha dimostrato questo e ci piace in qualche modo additarlo anche ad esempio per i nostri allievi, per tutti coloro che vengono a contatto con le scuole superiori pisane, perché può essere un modello, un riferimento. E in secondo luogo perché Tognolo ha praticato, per così dire, molte delle scienze applicate. È stato un economista, come abbiamo, diciamo, già ci ha ricordato molto bene il rettore dell'Università di Pisa, cioè è stato un sociologo, ma è stato anche colui che ha applicato queste scienze ad un rapporto vivo con la realtà sociale. Dalle sue idee poi hanno preso spunto e hanno preso idee, movimenti politici, insomma, che poi si sono realizzati, hanno preso spunto gli stessi pontefici per l'elaborazione delle loro encicliche. E quindi, insomma, è stato un pensatore attento anche a far sì che la scienza potesse suscitare un'evoluzione positiva del tessuto sociale, del tessuto politico, del tessuto culturale di una società come quella italiana. Ecco, mi pare che in questo sia un impegno per il mondo universitario, per il mondo della ricerca, per il mondo della cultura in generale, quello di cercare sempre più di abbinare appunto il sapere scientifico con poi l'esperienza e con la prassi coerente con essa. Ecco, in questo appunto siamo onorati di aver potuto organizzare insieme alla Scuola Normale questa giornata e siamo onorati di poterla ospitare materialmente nei nostri locali nel pomeriggio dopo la sessione di questa mattina. Quindi grazie ancora a tutti e buon lavoro. Bene, grazie a tutti i relatori di questa prima sessione. Darei ora la parola, e noi ci sposteremo tra il pubblico, al primo relatore, al primo intervento, quello del professor Menozzi, come vi dicevo, uno degli organizzatori. Grazie.